Benvenuti all'After the Race. Anche Lucrecia Rubamba non ce l'ha fatta. Il tuo arrivo in finale è stato forse uno dei più discussi. Una sorpresa per tutti, per me per prima. Come mai, secondo te? Fin da quando ho iniziato a fare la drag queen ho sempre avuto haters e lovers, non c'è mai stata una via di mezzo. E quindi probabilmente ci sono tante persone che non vedono in me lo stereotipo di drag queen e probabilmente non pensano che io meriti di fare carriera, di andare avanti e quindi nemmeno la finale di Drag Race. Ma noi degli stereotipi non ce ne facciamo niente perché voglio dire ti stai intervistando un uomo in tacchi. Esatto. Quindi come dire lo stereotipo è rotto dall'inizio. Ti volevo dire, tu sei entrata nella workroom e ovviamente ti sarai subito accorta, ma questo probabilmente lo sapevi anche da prima, che eri l'unica drag queen sotto una certa categoria. Sì. Ti sei sentita mai intimidita? Volevi avere, come dire, una compagna anch'essa un po' unconventional? O tu ci sguazzi nell'essere solitaria? Assolutamente no, io devo essere l'unica, io mi faccio forza di questa mia unicità perché mi fa sentire speciale, quindi anche tutti i look che ho portato durante le varie sfilate, se ci hai fatto caso ho sempre cercato di distinguermi. Poi che la cosa sia stata apprezzata o meno, quello è un altro conto, non sono io a doverlo giudicare, però per me l'importante è farmi notare, quindi io devo essere l'unica con la barba, l'unica fatta a modo suo e quindi sono contenta di essere stata solo io a Drag Race. C'era qualcosa che avresti voluto fare che non hai avuto, come dire, occasione per farlo? Allora, io sono contentissima del percorso che ho fatto perché penso di aver dimostrato di essere comunque cresciuta in queste settimane, di aver accettato consigli e tutto il resto. Diciamo che ho giocato, come faccio sempre, sul carattere, sulla simpatia, magari per ovviare ad altre cose tipo il look che magari a volte sono spesso criticati. Io cerco di inserirmi in questo modo in un gruppo di drag, cioè spiccando magari più per il carattere e per il modo in cui mi pongo, perché so che magari per altre cose le altre possono essere più forti di me. Io per primo ho spesso, come dire, non criticato, ma mi sono permesso di darti consigli per quanto riguardava il look. È una cosa della quale farai tesoro, che porterai al di fuori di qui, o Lucrecia Rubamba continuerà a essere colla, armadio, estrazione, carnevale? No, allora, diciamo una via di mezzo. Io dico sempre che una voce esterna fa sempre comodo, perché soprattutto noi drag queen siamo spesso focalizzate sulla nostra idea mentale che abbiamo di noi, quindi avere un parere esterno fa sempre comodo, però comunque Lucrecia ha anche questa caratteristica di vestirsi di merda, cioè tu l'hai visto anche da Luca. Ah, è consapevole? Sì, è una cosa consapevole che fa parte del personaggio per spostare l'attenzione su altre cose mie.